sono vere e proprie opere d'arte create da scultori di magistrale bravura, ma non eterne, perché realizzate in un materiale, la sabbia, che poi viene disfatto. Ma è proprio questo forse il loro fascino, la loro presenza temporanea. Per vederle bisogna cogliere l'attimo, dopo torneranno un cumulo di sabbia umida. Ripropriamo diverse sculture, dovrebbero arrivare a 6 se tutto va bene, se il tempo ce lo permette. Cambieranno un po' gli scenari, ma sicuramente saranno molto belle. Ecco, ce ne sarà una in particolare che sarà un po' una sorpresa, non è proprio inerente alla natività, ma penso che i bambini apprezzeranno molto. Visto l'accoglienza che ci avete proprio offerto l'anno scorso, è stato bellissimo essere qui di nuovo, riproporre un'altra volta questo evento che sembra abbia avuto un riscontro molto positivo, e noi siamo estremamente felici di questa cosa. Bene, il primo si avvicina, state lavorando a sprombattuto, insomma, per regalare anche quest'anno tante emozioni. Certo, sì, ci stiamo riproponendo con le sculture di sabbia. Abbiamo chiaramente diversificato rispetto all'anno scorso e comunque troviamo che questo luogo sia molto adatto anche soprattutto per l'interessamento delle persone, dei fanesi, che sono veramente, li troviamo orgogliosi di questo evento. L'anno scorso migliaia e migliaia di spettatori per il Natale hanno varcato il tendone di Piazza Miani per ammirare le 6 monumentali creazioni illuminate a dovere che per la prima volta in assoluto hanno fatto la loro comparsa a Fano. E quest'anno si replica. Naturalmente noi abbiamo creduto, vista l'esperienza dell'anno scorso, di ripeterci. Anzi, il progetto era un attimino, poi i tempi non ce l'hanno permesso, di ampliare, perché quando vedi una cosa che va, che è partecipata, che è seguita, che è apprezzata, naturalmente bisogna sicuramente migliorarsi, ampliarsi su questi progetti che devono far vedere le bellezze della città di Fano, che quelle sono storiche, si rimangono lì, e le bellezze degli artisti che lavorano. Questi artisti hanno lavorato sabato, hanno lavorato domenica per poter il primo di dicembre inaugurare anche loro, perché sarà la data delle inaugurazioni, l'inaugurazione dell'albero, l'inaugurazione delle luci e l'inaugurazione di Magic Center.